Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Scritto e siamo tornati oggi sul mio canale con questa nuova decklist di Yu-Gi-Oh! Deck Link, in generale perché è un misto tra Link Cyberso, Link Potente Codificatore e Attacco Link. Sono tre deck uniti insieme, è un deck for fun, non è competitivo infatti. E me l'avete richiesto e ho accettato la vostra richiesta e abbiamo raggiunto i 63 like sotto lo scorso video di Tana dell'Oscurità, quindi ve l'ho portato. Li abbiamo raggiunti molto in fretta e superati molto velocemente. Partiremo dall'extra deck che è precisamente di 15 carte, veramente molto massiccio, perché ho anche degli Xyz in più che non si sa mai. 22 mostri e poi vedremo sia le magie che le trappola quante sono. Le trappola sono molto meno delle magie. Cominciamo dall'extra deck, Potente Codificatore Trasmittente, che non è la carta principale ma l'ho messa in cima perché è bella e è del deck Link Potente Codificatore. Un mostro cyberso, 3 mostri per essere evocato, infatti è Link 3. Ha un effetto che non vi sto qua a leggere perché non è molto importante per questo deck. Vi leggerò veramente le carte più importanti del mazzo, tanto ve le metto in sovraimpressione ora che sto parlando. E potrete leggervelo mettendo anche in pausa il video e con calma. Questo effetto è forte, ma non è il mostro che punto a evocare, non è il mostro che cerco di evocare come primo, come più forte. Uno perdi decodificatore trasmittente del deck attacco Link, Link 3, guadagna 500 attacco per ogni mostro a cui punta. Quando il tuo avversario attiva una carta o un effetto che sceglie come bersaglio una o più carte che controlli, effetto rapido, puoi offrire come tributo un mostro puntato da questa carta. Annulla l'attivazione se lo fai distruggi quella carta, veramente utile. Due perdi encodificatore trasmittente del deck Link Cyberso. Per evocarlo servono due o più mostri cyberso, infatti è Link 3. Una volta per turno, prima del calcolo dei danni, se un tuo mostro puntato da questa carta combatte con un mostro dell'avversario con attacco superiore al suo, puoi rendere quel mostro impossibile da distruggere in quella battaglia. Inoltre non subisci danno da combattimento da quella battaglia. Dopo quel calcolo dei danni, fai guadagnare a questa carta o un mostro puntato da essa attacco pari all'attacco di quel mostro dell'avversario con cui ha combattuto fino alla fine di questo turno. Un effetto versatile e utile soprattutto per le frecce, una sopra e due sotto. Due perdi mago tre porte, questa carta è devastante secondo me, cioè cerco sempre di evocarla perché bandisce carte e aiuta a bloccare un botto l'avversario. Per evocarlo servono due più mostri eccetto un segnamostro, infatti è Link 3. Guadagna effetti in base a con quanti mostri è colincato. Quindi se è colincato a solo un mostro vuol dire che si punta con una sola freccia. Ci sono due link che si puntano a vicenda, tipo due mago tre porte. Lui punta lui con la sua freccia e lui punta lui. Questo è colincato, diciamo, in pratica, brevemente. Se è colincato a un solo mostro, se un mostro colincato a questa carta combatte con un mostro del tuo avversario, qualsiasi danno da combattimento che infligge viene raddoppiato. È veramente molto utile. Il secondo effetto, che secondo me è il più forte, il più versatile, il più devastante: una volta per turno puoi scegliere come bersaglio una carta sul terreno, bandiscila. In generale blocchi molto l'avversario. Tre mostri colincati. Una volta per turno, quando viene attivata una carta un effetto rapido, puoi annullare l'attivazione. Se lo fai bandisci questa carta, quella carta, scusate. Quindi veramente molto forte, anche il terzo effetto. Due perdi stregone binaria, non vi sto a leggere l'effetto perché ve lo metterò in sovraimpressione, potete bene mettere in pausa il video, non è fondamentale, lo uso spesso solo per colincare i mostri a mago tre porte, gli effetti sono sempre in base a quanti mostri sono colincati. Uno perdi Mielebot, che è un mostro non troppo utile. Due mostri cyberso, Link 2, nessun giocatore può scegliere come bersaglio mostri puntati da questa carta con gli effetti delle carte, quei mostri non possono essere distrutti in battaglia. È un mostro abbastanza utile. Stregone recupero, me l'ha scambiato Audax, quello che ha combattuto con me col deck branco acciaio. Non vi sto qua a leggere l'effetto, ve lo metto in ogni caso in sovraimpressione se trovo l'immagine. Vabbè, può servire in casi rari. Uno perdi Sciabola Gaia, l'ombra fulmine, due o più mostri per essere evocati, infatti è Link 3. 2006 d'attacco, questi qua sono mostri senza effetto, infatti sono utili solo per l'attacco. Uno per Ragno Link, che è un mostro dell'attacco Link, un mostro normale per evocarlo, Link 1. Una volta per turno puoi evocare specialmente un mostro normale di livello 4 inferiore dalla tua mano in una zona puntata da questa carta, quindi l'unica quella sotto. Uno perdi Fantasma del Traffico, sempre senza effetto, servono 3 mostri per essere evocato, Link 3, attacco 1800. Ultimo Link dell'extra deck, 2 mostri per essere evocato, Lanforinco e Link 2 con attacco di 1200.
Ora ho molti X's e un numero ridotto malissimo perché mi era finito in acqua. Che, dato che ho dei mostri di livello 3, potrebbe. Pot sono tutti per evocabili con mostri di livello 3. Non si sa mai, in casi rari, li conoscete. Non hanno effetti fortissimi e non ve li metto neanche, non ve li leggo. Sono numero 17 Drago Leviatano, Temtempo il Dijin dei Tamburi, Melo Melody il Dijin della Tromba, Squalo Cesare, Agente Mio Equipaggiato e Grenosauro. Con questo extra deck arriviamo a 15 carte che sono molto. Sono tante, però non si sa mai, potrebbero servire tutte. Ora passeremo ai mostri, sono 22 mostri come vi ho già detto e vabbè sono veramente utili tutti, quasi tutti nel deck. Allora, cominciamo subito. 2 pair di segretaria di backup. Mettiamo qua l'extra deck che l'abbiamo appena visto. 2 pair di segretaria di backup. È un mostro cyberso. Se controlli un mostro cyberso, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Puoi evocare specialmente segretaria di backup una sola volta per turno in questo modo. Il deck è basato su evocare specialmente mostri per evocare Link. Quindi, due di queste sono molto forti. Quasi tutti gli effetti vedrete che evocano specialmente altri mostri o fanno evocare specialmente gli stessi. Quindi, è comodo avere dei mossi di questo tipo. 2 pair di Drago delle Macerie. È Drago, è 2000 difesa, 100 attacco. Quando questa carta viene evocata normalmente, puoi scegliere come bersaglio un mostro con attacco di 500 inferiore nel tuo cimitero. Evoca specialmente quel bersaglio in posizione di attacco, ma i suoi effetti si annullano. Non può essere utilizzato come materiale sincro, eccetto per la sincro evocazione di un mostro Drago. Gli altri materiali sincro non possono essere di livello 4. In questo deck non ho sincro, quindi non è un problema, ma comunque con questo qua lo evoco normalmente sul terreno e mi evoca specialmente un mostro con un attacco di 500 inferiore tipo pixelatore, no, ne ho talmente tanti in questo deck, vabbè, pixelatore, rivivificatore di pile, buffone grasso, Beatron, Digitron no e dissolvitore da battaglia. Tutti questi qua se ce li ho al cimitero mi permettono di evocare Link perché mi faccio l'esercito di mostri scarsi. Scaglioncervo di avvio in 2 copie. Quando un mostro cyberso viene evocato normalmente sul terreno, puoi evocare specialmente questa carta della tua mano. Molto utile per essere evocata specialmente. Puoi utilizzare questo effetto di scaglioncervo d'avvio una sola volta per turno. Quando questa carta infligge danno da combattimento al tuo avversario, puoi evocare specialmente un segnacervo cyberso terra, livello 1, attacco 0, difesa 0. Questo qua, infatti, se. Infliggo danno al mio avversario, mi evoca anche un segnalino, un mostro in più da usare. 2 pair di Signore Bilanciamento. Questo qua è forte qua per evocare altri mostri. Una volta per turno puoi pagare 1000 life points. Durante la main phase, in questo turno puoi evocare normalmente un mostro cyberso in aggiunta alla tua evocazione normale e posizionamento. Puoi guadagnare questo effetto una sola volta per turno. Se questa carta viene bandita, puoi evocare specialmente un mostro di livello 4 inferiore dalla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto di Signore Bilanciamento una sola volta per turno. È comodo ed è forte per evocare altri mostri. 2 pair di Assemburm duplice. Cyberso e 2008 d'attacco e 1000 di difesa. Se questa carta è nella tua mano o cimitero, puoi bandire altri due mostri Cyberso dalla tua mano e o scoperti dal tuo terreno. Quindi uno dalla mano, uno dal terreno, due dalla mano, due dal terreno per evocarla. Evoca specialmente questa carta, ma il suo attacco diventa la metà. Puoi utilizzare questo effetto di Assembur duplice una sola volta per turno. Una volta per turno puoi bandire una carta dalla tua mano. Bandisci dal terreno un mostro con attacco di pari o inferiore a quello di questa carta. È comoda. Forse ho rischiato a metterne due, potrebbe essere meglio averne una sola, ma anche due vanno bene. 1 pair di Congegno Cyberso. Quando questa carta viene evocata normalmente, puoi scegliere come bersaglio un mostro di livello 2 inferiore nel tuo cimitero. Evocalo specialmente in posizione di difesa, ma i suoi effetti sono annullati. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, puoi evocare specialmente un segna Congegno Cyberso Luce a livello 2, attacco 0, difesa 0. Puoi utilizzare questo effetto di Congegno Cyberso una sola volta per turno. Cioè, questo qua posso evocare specialmente un Cyberso, tipo. Ad esempio, pixelatore livello 2 inferiore a livello 1 ed è cyberso. Rivivificatore di pile è un livello 2 ed è cyberso. Lui non è cyberso, quindi non posso. Lui è cyberso livello 2. Lui è cyberso livello 2. Quindi può essere molto comodo. 1 pair di Monaco Evocatore, sempre per evocare mostri. Mentre questa carta è scoperta sul terreno, essa non può essere offerta come tributo. Se questa carta viene evocata normalmente o per scoperta, metti questa carta in posizione di difesa. Una volta per turno puoi scartare una magia. Evoca specialmente un mostro di livello 4 dal tuo deck, ma questo mostro non può attaccare in questo turno, sempre per evocare mostri. Archivista Marino.
Se un mostro viene evocato normalmente o specialmente in una zona puntata da un mostro Link, eccetto durante il Damage Step, puoi evocare specialmente questa carta dal tuo cimitero. Si era lì quando l'evocazione si è risolta, umano anche se non era lì. È tipo Tana dell'Oscurità, ricorda. Ma bandiscila quando lascia il terreno. Puoi utilizzare questo effetto di archivista mana in una sola volta per turno. Uno per di pixelatore. Se hai perso, se questa carta viene mandata dal cimitero, puoi evocare specialmente questa carta. Se questa carta viene bandita, puoi evocare specialmente questa carta. Puoi utilizzare un effetto di pixelatore per turno e solo una volta in quel turno. Puoi utilizzare ogni effetto di pixelatore una sola volta per duello. Uno per di Link Assassino, questo è un po' tattico. Se non controlli nessun mostro, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Non sprechi un'evocazione normale, poi puoi evocarla normalmente e fare la schiera per poi evocare un Link. Una volta per turno puoi scartare fino a due carte, puoi scegliere come bersaglio quel numero di magie trappole sul terreno e distruggere, molto comodo. Uno per di rivivificatore di pile, ve lo spiego in breve, se viene utilizzata come materiale Link, posso evocare un altro materiale insieme a questa carta di livello 4 inferiore e lo rievoco specialmente, questo effetto una sola volta per duello. Rom Claudia, quando questa carta viene evocata normalmente puoi scegliere come bersaglio un mostro se hai perso nel tuo cimitero, eccetto Rom Claudia, aggiungilo alla tua mano, se questa carta viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta puoi evocare specialmente un mostro se hai perso di livello 4 inferiore dal tuo deck, eccetto Rom Claudia. Non è fortissima ma può essere utile. Drago Correte, in breve lo evoco, evoco un mostro normalmente di normale di livello 2 inferiore dalla tua mano o deck in posizione di difesa, come ad esempio due mostri normali, Beatron e Digitron, dal mio deck o da mano, ed è molto comodo. Buffone Grasso, in breve anche questo, lo posso evocare specialmente senza fare niente, posso controllare solo un buffone grasso, attacco 0, difesa 0, ed evocarlo specialmente dalla mia mano in posizione d'attacco. Se questa carta è invocata in questo modo, durante la prossima phase del tuo avversario, scegli come bersaglio un mostro scoperto controllato dal tuo avversario. Fai ritornare nella mano sia quel bersaglio che questa carta scoperta. Un po' tanto per evocare specialmente e fare la schiera. Il matematico, quando questa carta viene evocata normalmente, puoi mandare un mostro di livello 4 inferiore dal tuo deck al cimitero. Quando questa carta viene sotto in battaglia e mandata al cimitero, puoi pescare una carta. Poi ci sono un Beatron e un Digitron, due mossi di livello 2 normali, quindi senza effetto, uno con attacco 1000, 5 difesa 0, uno attacco con 200 e due difesa 2000. Sono utili soprattutto per attivare, per essere rievocati da altri mostri come che vi ho fatto vedere prima. Ultimo in uno per dissolvitore da battaglia, infatti è una carta tattica, un mostro, il demone. Quando un mostro avversario dichiara un attacco diretto, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano, puoi terminare la battle phase. Se viene evocato in questo modo, bandiscilo quando lascia il terreno. Mi serve soprattutto per, ovviamente, tattico difendermi. Inoltre, posso evocare un mostro specialmente e averne già uno sul terreno senza che me lo distruggano. Lo evoco specialmente quando mi hanno attaccato diretto, termino la battle phase e nel turno dopo, per evocare un Link, ho già un mostro sul terreno che potrebbe servirmi. Ok, abbiamo fatto anche i mostri, che sono 22, come vi ho detto. Ora possiamo passare alle trappole e alle magie. Le trappole sono solamente 6 ed è giusto per questo deck, infatti non mi andava ad esagerare e rallentare troppo il deck. 2 per di ricodificato vivo. È una carta molto forte, anche se forse ho sbagliato a metterne due, potrebbero servirne tre. Ne ho tre, ma non, cioè l'ho la terza, ma non l'ho messa. Scegli come bersaglio un mostro Link, se hai perso Link 3, come potenziatore, incodificatore, decodificatore, un sacco di altri che ho. Che è nel tuo cimitero o sul terreno. Che controlli o che è nel tuo cimitero. Bandiscilo. Se lo fai, evoca specialmente un mostro codificatore trasmittente dal tuo extra deck. Se non controlli nessun mostro nella zona mostri extra, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi scegliere come bersaglio un tuo mostro codificatore trasmittente bandito. Evocalo specialmente. È veramente devastante come carta tattica e aiuta veramente a far girare il deck. Una difesa, uno per di forza riflessa tempestosa. In pratica, se attacca quando un mostro avversario dichiara un attacco, fai ritornare nella mano tutti i mossi in posizione di attacco del tuo avversario, tipo forza riflessa. Poi catena demoniaca, che come sapete annulla gli effetti perché può essere sempre servire, e tributo torrenziale. Se uno o più mossi sul terreno vengono evocati, distruggi tutti i mossi sul terreno. Ora possiamo passare alle magie. Sono 12 magie e ve le elenco subito. 3 per di Signet Backdoor. Questa qua è l'unica carta che mi manca, l'ho proxata perché è l'unica proprio in tutto il mazzo, però questa carta è forte quindi può servire. Scegli come bersaglio un mostro 6 berserk che controlli, bandiscilo. Se lo fai, aggiungi dal tuo deck alla tua mano un mostro 6 berserk con attacco inferiore all'attacco originale di quel mostro. Durante la tua prossima standby phase, fai ritornare sul terreno quel mostro bandito da questo effetto. Adesso può attaccare direttamente in questo turno. Puoi attivare solo un Signet Backdoor per turno. È forte.
Poi due pair di mischiata resuscitata, un effetto abbastanza utile, non da tre pair. Se non controlli nessun mostro, scegli come bersaglio un mostro nel tuo cimitero, evocalo specialmente, ma i suoi effetti si annullano. Inoltre bandiscilo durante l'end phase. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta che controlli, mischiala nel deck. Poi pesca una carta, inoltre durante l'end phase di questo turno bandisci una carta dalla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto di mischiata resuscitata una sola volta per turno. È utile e versatile per far girare meglio il mazzo. Sempre per far girare il mazzo, appunto, due distruggi mano per pescare altre carte che magari mi mancano, può essere utile, due per. Uno per di carica anime, che ovviamente come sapete rievoca specialmente mostri dal cimitero pagando 1000 per ognuno e può essere utile in casi critici e poi anche per evocare Link. Uno per di sarcofago d'oro, bandisci una carta dal tuo deck, durante la tua seconda standby phase dopo l'attivazione di questa carta aggiungi quella carta alla tua mano. Lo so che dovrei aspettare due standby phase, ma di solito la faccio mandando dal deck al cimitero pixellatore, che è questa, che se viene bandito viene evocato, quindi si evoca direttamente, come evocare specialmente un mostro dal deck, usando pixellatore. Uno perdi sepoltura sciocca, mando un mostro dal deck al cimitero, semplicissimo per molteplici usi. Poi uno perdi DDR, reincarnazione da una differente dimensione. Scarto una carta e scelgo come bersaglio un mostro bandito, lo evoco specialmente, glielo equipaggio a questa. Se questa si distrugge, distruggo il mostro. Se il mostro si distrugge, distruggo questa carta. Semplice e utile. Uno per una carta tattica, cioè Fulmine Voltex, posso scartare una carta e distruggo tutti i mostri scoperti del mio avversario. Con Fulmine Voltex e le magie completiamo la decklist di questo mazzo, che è un mazzo bello, mi diverto ad usarlo, non è ovviamente competitivo. Per questa decklist raggiungiamo i 120 like, vi porterò nuovamente il deck Reame della Luce, proverò a rifarmelo con le carte che mi rimangono e ci vediamo in un prossimo video. Grazie per la visione, lasciate un like, sostenete il canale, più che altro lasciate un parere anche se è un dislike, se non vi piace il video non lasciate niente, mi serve a sapere se il genere di video vi è piaciuto, io non guadagno niente dai like ovviamente, quindi è solo per sapere se il video vi piace, comunque lasciate un mi piace o un dislike se non vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, condividete e per questo video è tutto, ciao a tutti!